Oggi non sono 1000 giorni dall'inizio della guerra. La guerra è iniziata quasi 4000 giorni fa, il 20 febbraio del 2014. Sono 1000 giorni dal momento in cui il mondo si è accorto che la Russia ha scatenato una guerra contro il proprio vicino, paese indipendente e sovrano, l'Ucraina. Sono 1000 giorni che gran parte del mondo occidentale ha smesso di cercare i nazisti in Ucraina, quelli che non ha potuto trovare negli 8 anni precedenti. Chissà perché. E sono 1000 giorni che il mondo si sta guardando allo specchio. Sono 1000 giorni che noi ucraini seppelliamo i nostri cari, ma anche le speranze rivolte verso il mondo occidentale, che a noi sembrava molto migliore di quello che alla fine è, e illusioni sugli istituti internazionali, sulle chiese, sugli uomini di fede, sulle istituzioni internazionali come l'ONU, la Croce Rossa e così via. Sono 1000 giorni che noi capiamo che aver concesso le nostre armi nucleari alle superpotenze che si sono fatte garanti nel 1994 della nostra sicurezza ed integrità territoriale non ha pagato. Sono 1000 giorni che noi sempre, ogni giorno sempre di più, consentiamo il fatto che la parola delle superpotenze non vale nulla, che la cosa più forte e irrefrenabile a questo mondo è la passione di gente comune, che non vuole farsi sopraffare da dei delinquenti. Questo noi ucraini e chi ci è stato accanto per questi 1000 giorni della guerra a larga scala, così come nei 3000 giorni e passa precedenti, lo capiscono bene. Non so se ci saranno altri 1000 giorni di guerra, ma noi continueremo a lottare. Slava Ucraina!